salario minimo si sta parlando anche in Europa. Ne ha fatto uno dei pilastri del suo programma politico la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. E anche se la materia rimane una prerogativa dei singoli Stati membri, la Commissione ha elaborato una forte direttiva che invita gli Stati europei ad aumentare il salario minimo, per gli Stati che già ce l'hanno, per arrivare ad un salario dignitoso in prospettiva uguale in tutta Europa. Come ci dice il commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, cioè il ministro del lavoro della von der Leyen. In Europa più del 10% dei lavoratori è sotto il livello di povertà. E questo è il motivo per cui abbiamo deciso di promuovere una direttiva che aumenti il livello dei salari minimi. Perché non è normale che persone che lavorano, spesso anche molto duramente, debbano vivere al di sotto della soglia di povertà. Questa direttiva, secondo lei, potrà avere effetti anche contro le delocalizzazioni? Certamente. Noi non vogliamo un'Europa caratterizzata dal dumping sociale fatto dai paesi con bassi livelli salariali. Vogliamo un'Europa basata sull'innovazione e sulla modernizzazione e che tuteli tutti i lavoratori. La direttiva europea invita anche i paesi ad aumentare il più possibile la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e sindacati per evitare che ci siano milioni di lavoratori non garantiti, costretti a lavorare con paghe da fame. Per questo, nella nostra proposta, chiediamo agli Stati membri di raggiungere nei prossimi anni una copertura della contrattazione collettiva del 70%. Migliorare i salari per tutti i lavoratori non è solo una questione di progresso sociale, ma anche di progresso economico, perché salari bassi significano economia più debole e scarsi investimenti in nuove tecnologie e in capitale umano. La direttiva sul salario minimo ha avuto il voto contrario di due soli paesi, Ungheria e Danimarca. E l'opposizione feroce delle associazioni degli imprenditori europei, che di salario minimo per legge non vogliono proprio sentir parlare. E infatti hanno fatto di tutto per bloccare la direttiva. Non ci sono riusciti, per fortuna, anche perché noi abbiamo fatto, diciamo, una lobby uguale e contraria a favore. Alla fine siamo riusciti a prevalere. Luca Visentini è il segretario della Confederazione di tutti i sindacati europei, di cui fanno parte anche CGIL, CISL e UIL. I sindacati europei sostengono la direttiva soprattutto per l'invito ad estendere la contrattazione collettiva, con meno entusiasmo invece sul salario minimo legale, che pensano non sia la soluzione, ma solo una misura di contenimento. I nostri colleghi italiani, ma anche la Confederazione Europea dei Sindacati, pensano che l'introduzione di un salario minimo non risolverebbe il problema, perché il problema è come rafforzare i contratti che ci sono e come estenderli a tutti. Nel frattempo, fino a che non si approva una legge sulla rappresentanza, magari mettere un paletto al ribasso però potrebbe essere utile, no? Certo, questo potrebbe essere utile, avendo cura appunto di non indebolire la contrattazione collettiva. Sul tavolo della politica italiana la proposta di un salario minimo legale esiste già da 9 anni, ma non è stata portata avanti da nessun governo, neanche da quelli sostenuti dal Movimento 5 Stelle, che è stato il partito che ha presentato la prima proposta di legge nel 2013. Il salario minimo dovrebbe scattare quando il contratto di riferimento prevede paghe troppo basse. Solo ed unicamente nel caso in cui quel contratto è al di sotto di una soglia dignitosa, si deve intervenire con una soglia minima stabilita per legge, che noi abbiamo identificato in 9 euro lordi l'ora. Questo salario varrebbe per tutti? Questo salario varrebbe per tutti, è la soglia di sicurezza per tutti, noi l'abbiamo chiamata la soglia di dignità. Per il Partito Democratico, che di disegni di legge ne ha presentati addirittura 3, il salario minimo legale dovrebbe scattare soprattutto per quei lavoratori che non sono coperti dal contratto collettivo nazionale. Nelle proposte che sono state presentate nei due rami del Parlamento, in una proposta c'è anche una quantificazione che era dei 9 euro netti. Nell'altra, che è quella in cui secondo me ci si riconosce di più, c'è questo elemento invece di far valere i minimi salariali dei contratti collettivi nazionali, quindi estenderli erga omnes a tutta la contrattazione, e quindi si parte da lì. Sinistra Italiana invece la sua proposta di legge l'ha presentata a dicembre 2021. Il salario minimo dovrebbe essere fissato a 10 euro. Questa misura consentirebbe di fare due cose.
e di farle subito. Primo, sottrarre ad una condizione di povertà qualche milione di lavoratori e di lavoratrici, e consentirebbe alla contrattazione collettiva, dunque al sindacato, di svolgere la loro funzione e di continuare a battersi per aumentare i salari. Dunque non interviene in modo negativo sulla contrattazione, ma risolve un bel problema. Il partito possibile, che in questa legislatura non ha rappresentanti in Parlamento, sta raccogliendo le firme per una legge di iniziativa popolare. Il salario minimo previsto dovrebbe essere di 8,50 euro l'ora. Noi pensiamo che le pensioni abbiano un minimo, pensiamo che il reddito abbia un minimo, anche il salario secondo noi deve avere un minimo da cui partire. Questa cosa può interessare perché un lavoro meglio retribuito è anche un lavoro più forte anche per l'impresa. Secondo lei sono tempi maturi adesso? Secondo me è il momento giusto, perché quel patto sociale si è strappato. È da qualche anno che scambiamo i diritti per privilegi, no? In questo paese. Pensiamo che ci siano cose che non dobbiamo pretendere più perché non è andata così. Unico partito nel centrodestra ad aver presentato già nel 2015 una legge sul salario minimo è Fratelli d'Italia, ma senza indicare una cifra. Perché non deve essere la politica a gestire, a proporre e a capire come e quanto un lavoratore debba essere pagato. La nostra proposta è inizialmente quella di far accedere ad una sorta di salario minimo, ad uno strumento di questo tipo, soprattutto le persone che non hanno un contratto collettivo nazionale. Il rischio è che se noi proponiamo e proponessimo oggi un salario minimo, ad esempio, andremo a gravare sulle casse di un'azienda. Ho chiesto al ministro del lavoro Andrea Orlando se e quando anche in Italia finalmente verrà introdotto il salario minimo per legge. Credo che ci siano le condizioni, a patto naturalmente di costruire anche le condizioni di un consenso tra le forze sociali. Confindustria e sindacato. Confindustria e sindacato. Però va anche detta una cosa, che questa scelta ci costringerà a scavalcare Confindustria e sindacato se nel frattempo non si rivedono i meccanismi della contrattazione, perché non c'è un criterio che definisce la rappresentanza. Quindi qualche settimana fa, per esempio, c'è stato un caso di 20 imprese che hanno siglato con una fantomatica organizzazione sindacale un contratto che era al di sotto, diciamo, del contratto di quel comparto. Si chiamano contratti pirata, tutti a ribasso poi sono questi. Sono quasi sempre a ribasso, e questo è uno dei motivi che ha visto il nostro paese arretrare nell'andamento salariale rispetto ad altri paesi europei. E poi, secondo me, usiamo il salario minimo per stimolare il meccanismo contrattuale, per fare in modo tale che anche negli ambiti dove il sindacato non riesce ad arrivare le persone siano garantite, come sta succedendo in Germania. Credo che sia un buon esempio, perché è un grande paese con un sindacato forte, ma nel quale il salario minimo non ha svuotato la capacità di contrattazione del sindacato, anzi l'ha stimolata. Lei vede possibile in questo scorcio di legislatura il fatto che si possa arrivare a un salario minimo per legge? È complicato, perché naturalmente questo è un governo e una maggioranza che ha posizioni molto articolate. Quello che posso dire è che mi sembra che nessuno possa nascondersi il fatto che, a fronte di una ripresa dell'inflazione, il fatto che i salari italiani non crescono diventa un grande problema per i lavoratori, ma diventa anche un grande problema per l'economia italiana, perché questo significa anche il rischio di un crollo della domanda interna. Nel nostro reportage abbiamo scoperto che, a fronte di un certo numero di contratti, che comunque non sono pochi, perché tra subordinato e parasubordinato, insomma, sono 10, 12, 14 tipi di fattispecie diverse, poi al loro interno ci sono degli abusi pazzeschi, cioè i datori di lavoro fanno un po' come gli pare. E è un po' anche per questo che siamo più poveri, perché siamo meno protetti, cioè c'è qualcuno che si arricchisce su quest'utilizzo usa e getta dei lavoratori. Ci sono piccole imprese che utilizzano questi strumenti perché non sono in grado di fare competizione su altri livelli, e però ci sono anche grandi soggetti che scaricano sulla catena dei fornitori i propri costi. Quindi lì non si giustifica manco con la difficoltà della competizione. Lì in verità c'è un disegno ben preciso, che è quello di comprimere i salari in una fascia dei fornitori, e in questo modo impoverire in questo caso sia le imprese che i lavoratori. Questo tessuto del mercato del lavoro così strappato e parcellizzato è causa anche tutte queste morti sul lavoro? Assolutamente, e anche la congruità del contratto utilizzato rispetto all'attività svolta. Quando si vanno a fare le verifiche sui cantieri edili si trovano anche contratti che non corrispondono al tipo di lavoro che stai svolgendo. Io ho proposto, spero che questa norma diventi presto legge, che per esempio il 110% l'erogazione sia subordinata al fatto che uno ha dei dipendenti con dei contratti che sono
collocati in quella filiera, perché altrimenti noi troviamo persone che sono formate per lavorare nella logistica, nell'ambito dei servizi, apprendisti, e te li trovi sulle impalcature. E poi dici come mai succedono gli incidenti. Purtroppo anche questo è un pezzo del problema.